Benvenuti a questo nuovo video. Oggi è venerdì 28, sono le 19:30 e sto preparandomi perché domani mattina partiremo, e dico partiremo perché oltre a Nicoletta ci sarà sua sorella Antonella e il marito Jean-Pierre, che già era venuto giù con me a un raduno qualche anno fa d'estate. E il viaggio di ritorno è stata una tragedia perché ci abbiamo messo 4 ore per fare il pezzo Bologna-Piacenza. Speriamo che quest'anno vada meglio. Dicevo, sono qui perché sto azzerando, ho azzerato il trip computer. La macchina ha 8.749 km e in questo momento ho il 100% di batteria e l'indovinometro mi dice che ho 452 km di autonomia, cosa che sappiamo benissimo che in autostrada non sarà così. Domani mattina partiremo alle 8:30, faremo una sosta a Casale Monferrato, colazione, cappuccino, brioche, sigarette, eccetera, e nel frattempo metteremo la macchina a caricare visto che ci sono le colonnine. Poi andremo a mangiare a Italy, quindi all'area di servizio di Secchia Ovest, e anche lì, mentre mangiamo, faremo caricare la macchina. Andremo al centro Punta di Ferro, perché gli organizzatori si sono raccomandati di arrivare con le macchine pulite. Ora, partendo da Aosta fino in Emilia-Romagna, sarà un moscerino unico, per cui ci fermeremo al centro commerciale Punta di Ferro, così le due signore andranno a visitare il centro commerciale. Nel frattempo io e Jean-Pierre andremo a lavare la macchina e poi, se avanza tempo, faremo anche un altro rabbocco, visto che lì ci sono sia un supercharger Tesla che un supercharger, chiamiamolo così, Ionity. Poi andremo in albergo, usciremo a mangiare, andremo da qualche parte a Castrocaro Terme, perché l'albergo l'abbiamo trovato a Castrocaro Terme, e finirà così la nostra prima giornata del raduno di Forlì, l'EcoTour 2024. Quanto fa 8.901 meno 8.749? La risposta è 152. Bene, siamo alla prima sosta, Casale Monferrato Sud. Abbiamo percorso 152 km, il contachilometri segna 8.901. Abbiamo ancora il 62% di batteria e l'autonomia è di 226 km. Adesso, intanto che facciamo questa sosta fisiologica, ricarichiamo la macchina.
siamo arrivati a Secchia Ovest, abbiamo percorso 212 km, la batteria è al 30% e abbiamo ancora 109 km di autonomia. Adesso carico la macchina e andiamo a mangiare. Ed eccoci arrivati al centro commerciale Punta di Ferro di Forlì, che è sulla strada, era sulla strada per andare all'albergo dove avremo pernottato. Come buona abitudine, visto che sei arrivato il giorno prima, e per non occupare uno stallo di ricarica la mattina successiva, dove gente che arrivava magari da un po' più lontano aveva bisogno di ricaricare, abbiamo proceduto alla ricarica. Avrei voluto inizialmente collegarmi a una colonnina Ionity, però l'unica colonnina rimasta libera, guarda caso, era fuori servizio, per cui ho ripiegato sul supercharger Tesla, che tra l'altro è anche più conveniente come prezzo. Le signore ne hanno approfittato per andare a fare un giro al centro commerciale. Dovete sapere che a breve la loro nipotina preferita, che è anche l'unica, diventerà mamma, e questa cosa qui ha scatenato delle dinamiche incredibili, per cui non perdono occasione, Antonella e Nicoletta, di comprare tutine, copertine, vestitini, proprio si sono scatenate, per cui hanno avuto tempo di andare a cercare qualcosa da riportare a casa per la bambina che nascerà a breve. Dal centro commerciale Punta di Ferro siamo andati a Castrocaro Terme, dove avevamo prenotato l'albergo, il Park Hotel di Castrocaro Terme, che è un albergo non nuovissimo, però ha una piscina, ha un campo da tennis, è all'interno di un piccolo parco, ma è comunque un parco, non sei in mezzo alle case, quindi parcheggio anche comodo, eccetera, eccetera, eccetera. E lì ho subito due interrogatori. Il primo da parte della sorella di una delle due proprietarie, perché l'altra vuole comprare un'auto elettrica e quindi mi ha tenuto un'ora a spiegargli tutto quanto, tutto lo scibile umano sulla mobilità elettrica. Siamo poi andati a mangiare a un ristorantino sulla collina sopra Castrocaro Terme, abbiamo mangiato bene, un ristorante pettinato, come mi piace dire, però dai prezzi normali, quindi niente di particolare. Ritornando indietro c'era il portiere di notte, un ragazzo giovane, simpatico, cordialissimo, eccetera, che mi fa: ma scusi, ma lei è quello che ha l'auto elettrica? E avanti con lo scavo, e quindi di nuovo rispiegato, ho risposto a tutte le domande che mi ha fatto, perché suo padre vuole cambiare la macchina, vuole comprare un'auto elettrica, e quindi tutta una serie di informazioni. Bene, il mattino dopo siamo ripartiti dall'albergo per andare nuovamente al centro commerciale Punta di Ferro, da dove iniziava l'EcoTour 2024. Saprà che siete allergici oppure avete preso un menù diverso da quello di carne.
Ed eccoci arrivati alla diga di Ridracoli. Abbiamo attraversato dei bei paesaggi per arrivare fino alla diga, dei posti veramente belli, e il colpo d'occhio di tutte queste auto elettriche sul colmo della diga era uno spettacolo impressionante. Qualche problemino a parcheggiarle, qualche problemino ad andare di nuovo via dalla diga di Ridracoli, ma è andato tutto bene. Sicuramente Steffi e Jenner faranno un documentario molto migliore di quello che posso fare io su tutto l'evento. Io mi limito a farvi vedere soltanto gli aspetti essenziali. Scendendo dalla diga di Ridracoli, siamo andati al centro direzionale che comanda tutte le operazioni della diga, e lì, anche lì, parcheggio bello pieno di auto elettriche, e ci hanno spiegato come funziona, e c'era la possibilità anche di visitare una specie di museo con sale tematiche dove c'erano tutti quanti gli elementi che costituivano il funzionamento, la creazione, eccetera, della diga. Terminato la visita al centro direzionale della diga di Ridracoli, siamo andati a mangiare. Quello di sotto c'è l'intanto che faccio l'intuizione, e di sotto c'è il centro direzionale da cui con la fibra ottica aprono e chiudono tutti i rubinetti a lì. Terminato il pranzo, c'era la possibilità di andare a visitare una cantina sociale dove si poteva acquistare vino a un prezzo molto scontato per i partecipanti al raduno. In realtà Jean-Pierre e Antonella sono astemi, noi beviamo pochissimo vino, per cui in previsione di trovare code al ritorno, cosa che è successa, abbiamo deciso di partire subito dopo il pranzo. L'autonomia della macchina mi avrebbe permesso di arrivare a Secchia Ovest, a Secchia Est tranquillamente, e sarei arrivato al pelo a Arda Est, però in previsione di code ho preferito fermarmi una ventina di minuti di nuovo a Punta di Ferro, anche perché c'era ancora qualcosina da comprare per la nipotina in arrivo. Per cui siamo ripartiti da Punta di Ferro con l'85% di batteria e siamo andati verso Arda Est. C'è stata coda per un'ora, cioè in pratica abbiamo perso un'ora di tempo, niente a che vedere con quello che era successo nell'altro viaggio al rientro dal raduno, e siamo arrivati intorno alle 10:30 all'area di servizio di Arda Est, dove ci siamo fermati a mangiare. E qui due episodi divertenti, si fa per dire. Il primo: mentre mi stavo avvicinando alla colonnina di ricarica, ho visto che c'era una famiglia straniera che era lì con i telefonini che cercavano di trovare il sistema per caricare l'auto. Io sono arrivato, siamo scesi dalla macchina, tessera, tac, connettore, ricarica partita e via. E ho visto che mi guardavano un po' di traverso, ma non mi hanno chiesto nulla e quindi io non ho detto niente. Terminato di mangiare, siamo tornati e mentre stavamo staccando la macchina, risalendo, eccetera, arriva un signore con un Kia EV9, una cosa enorme, che mi fa: ma qui posso collegare normalmente la macchina? E dico: non credo proprio, ci vuole un'app, una tessera, un qualcosa per poter caricare. Ah, ma la mia macchina è predisposta per ricaricare senza tessera. Dico: beh, veda lei. In effetti la macchina non ha caricato. Poi mi fa: ma com'è? Dico: guardi, può scaricare un'app, quella di Free2X, NextCharge, BCharge, NLX, quello che è, inserirà i dati della carta di credito e poi potrà caricare. Però questo alle 11 di notte.
Cioè, tu sei in giro con un'auto elettrica, evidentemente ce l'ha da poco perché la Kia EV9 non è da tanto che è in vendita, e magari informati per evitare brutte sorprese. Poi sono di quelli che dicono: ah, io poi non riprendo più la macchina elettrica perché non mi sono trovato bene, per dire. Informati, informati bene, e anche i concessionari delle auto. Cercate di darvi una svegliata e cercate di informare bene non soltanto sulle caratteristiche dell'auto, ma anche per tutto quello che ha a vedere con le ricariche, che così evitiamo grossi problemi. Ripartiamo verso Aosta, però se gli chiedevo di portarmi ad Aosta mi faceva passare da Milano, quindi ho aspettato ad imboccare la Alessandria Gravellona-Toce e gli ho chiesto con quanto sarei arrivato ad Aosta. E sarei arrivato con meno 6%. Io da Arda Est ero partito con l'80%, 85% di batteria. Mi fossi fermato 10 minuti in più, probabilmente non avrei dovuto fare neanche la sosta a Casale Monferrato. Il problema è che, come ho già detto più volte, io ho molta meno autonomia della macchina e quindi comunque mi sarei dovuto fermare a Casale Monferrato. Casale Monferrato siamo andati a bere qualcosa, ci siamo fermati proprio dal momento in cui ho posato la tessera al momento in cui ho staccato il connettore, 20 minuti. E siamo ancora arrivati ad Aosta con il 20% di ricarica nella macchina. Com'è andato questo viaggio? Abbiamo fatto 1140 km in 2 giorni, il comfort di viaggio è stato fantastico. Macchina comodissima, silenziosa, nessun problema. La media finale di questo viaggio è stato di 16,4 kWh per 100 km, che non è poco, ma considerate che eravamo in 4, io sono quasi sempre andato a 120 km all'ora dove potevo, e il climatizzatore è stato acceso a palla per 2 giorni. Sempre consecutivamente, tranne di notte quando non eravamo in macchina, perché fuori c'erano 30 gradi, quindi è un risultato che è più che soddisfacente. Sicuramente la Mégane ha meno autonomia della Kona, ma in pratica ho fatto le stesse tappe, perché quando sono andato giù con la Kona mi sono fermato ad Arda, a Casale Monferrato, ad Arda Ovest, e tornando indietro. Quella volta lì forse mi ero fermato a Secchia e di nuovo a Casale Monferrato, quindi come vedete non c'è questa grossa differenza. Costi: ho speso parecchio perché ho speso circa 160 euro di ricariche, che è più o meno quanto avrei speso con un'auto a benzina, però anche qui c'è da fare il discorso che ho già fatto in altri video. Io carico pochissimo con le colonnine. Per cui non ho voglia di sbattermi per cercare soluzioni più economiche quelle 2 o 3 volte che vado in giro in macchina. Per cui io viaggio con Bcharge che è cara, con Nexcharge che è ancora più cara, e quelle poche volte che carico, sinceramente, me ne frego, spenderò un po' di più, ma non ho voglia di star lì a cercare. È ovvio che se tu usi le colonnine molto più sovente, a questo punto ti conviene cercare delle soluzioni più vantaggiose. Che dire, il viaggio tutto sommato è andato bene, il raduno è stato sempre organizzato bene, posti belli, la vista sulle auto, sul bordo della diga di Dracoli era spettacolare. Diverse persone mi hanno riconosciuto, qualcuno mi ha anche tirato le orecchie perché avevo comprato una Mégane e non ero rimasto con la Kona. Divertentissima questa cosa, a un certo punto, mentre eravamo in autostrada, praticamente in coda, Nicoletta mi fa: guarda che c'è qualcuno che ti sta salutando lì vicino. Ed erano padre e figlio che avevo già incontrato in un raduno in inverno, che saluto, purtroppo abbiate pazienza, ho una memoria da pesce rosso per cui non mi ricordo i nomi, che avevo incontrato ad un raduno, e il figlio era uno che seguiva tutti quanti i miei video, quindi probabilmente segui i video anche da quando ho comprato una Mégane, perché
evidentemente hanno riconosciuto la macchina mentre si stavano affiancando. Quindi anche questa cosa stranissima, in piena autostrada, in piena coda, trovare qualcuno che ti conosce e ti saluta. Abbiamo tirato giù i finestrini, abbiamo scambiato quattro parole, poi loro uscivano a Imola, quindi erano quasi arrivati, noi ne avevamo ancora un bel pezzo. Quindi è andato tutto bene, il raduno è stato ben fatto, i posti erano belli, abbiamo mangiato bene, abbiamo dormito bene nel park hotel dove abbiamo soggiornato e quindi niente, non mi rimane altro che darvi l'appuntamento al prossimo video.